Avvia la registrazione. Interrompi la registrazione. Io odio i falsi recensori. Sì. Voce non attiva. È assolutamente vero, io odio i falsi recensori. Adesso vi spiego anche il perché. Allora, tutto parte da Instagram. Come voi sapete, esiste un programma che si chiama Il Collegio. Questo programma, appunto, consente dei ragazzini di diventare super, mega, iper, ultra famosi. Benissimo. Ora, cosa succede? Cosa c'entra questo con i recensori? Di smartphone, soprattutto. O dei recensori di smartphone. Cosa c'entra? Questo c'entra perché dei ragazzini di 17 anni, 16 anni, 15 anni, che è già tanto che hanno capito come funziona Instagram, si permettono di fare video recensioni su smartphone, tablet. È quello che la gente, che le aziende gli mandano, solamente perché sono famosi e perché le aziende gli pagano. Ora, io non do tutta la colpa a questi ragazzini che accettano di fare queste recensioni, anche perché di sicuro non sono loro, ma sono loro, i loro stramaledettissimi manager del cazzo. Però io voglio dire una cosa: se ci sono dei recensori, Andrea Galeazzi, Android World, iPhone Italia e tutti questi blogger qui che fanno recensioni di telefoni da anni, perché bisogna avere una certa esperienza per fare le recensioni, un motivo c'è. Se, perché queste aziende cosa fanno? Mandano questo tipo di prodotti alle persone, a questo tipo di influencer, perché i recensori seri non le sponsorizzano, perché fanno schifo, fanno cacare, e quindi loro allora rimandano a questi influencer che sono influencer generici, non di settore, e quindi possano, dicono: ah vabbè, sì, mi pagano, va bene, lo faccio, perché non hanno interesse. Ma non hanno interesse, ma intanto se il prodotto fa cacare, si rovinano la loro immagine, purtroppo. Ora, quindi io voglio fare un appello. Io odio i recensori di smartphone falsi. Perché se tieni una recensione di smartphone, almeno, cavolo, prova a cercare su internet, se proprio vuoi fare per soldi, come si fa una recensione. Guardatela, prova a copiare. Cavolo, almeno fai un, anche se devi dire stronzate del tipo: questo telefono è bello, ha un bel audio, zitto Jack, ha un bel audio, si sente benissimo, uno schermo 4K, poi in realtà è un telefono di merda, l'audio fa schifo al cazzo, è uno schermo 380x220. Però almeno trovati i termini tecnici, non mi venire a dire che un orologio le piace tanto non perché ha una funzione specifica o perché ha una caratteristica buona, no, perché ha il cinturino morbido. Ma stiamo scherzando? Ma queste sono recensioni di smartphone, no, o smartwatch, no. Queste sono recensioni di vestiti fatti al cazzo di cane, che uno dice: hanno la stoffa morbida, va bene, ma non te, in uno smartwatch non devi valutare la stoffa. Cioè, devi valutare anche quella, ma meno, devi valutare più come funziona, le caratteristiche tecniche, come funziona il software, come gira e tutto il resto. Quindi, ora, io in un prossimo video vi farò vedere come, vi spiegherò come si fa una video recensione fatta in modo decente. Intanto, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Questo video non so quando verrà pubblicato, di sicuro non stasera, forse, non lo so. Ciao! Voce inter selettore.